legame straordinario tra la città di Caorle e la 500x2. Anche quest'anno finalmente siamo riusciti a portarla in centro storico. Siamo orgogliosi della partenza di sabato. Sarà una regata stupenda, le condizioni del tempo sono ottime per poter gareggiare in sicurezza. Quest'anno sarà una regata un po' particolare proprio data dalla situazione. Siamo convinti che comunque, nonostante tutte le problematiche che potranno trovare strada facendo, si concluderà nel migliore dei modi e siamo qui ad aspettarli per le premiazioni che si svolgeranno poi successivamente nel mese di giugno. Un grazie particolare al Circolo Nautico Santa Margherita e al suo presidente Gian Alberto Marcolin. Con queste associazioni e anche con le altre associazioni del territorio lavoriamo in sinergia ormai da 5 anni, orgoglioso di questi eventi e siamo convinti di poterli aumentare, di migliorarli sempre di più, e tutto questo servirà al turismo della nostra città e a portare il nome della città di Caorle sempre più in alto. Partecipare alla 500 significa molto lavoro dietro alle spalle per la messa a punto della barca, dell'equipaggio e ovviamente molta sportività in questa regata fantastica. Beh, questa per due si presenta divertente, con vento, sembra non esserci buchi di vento. La notte, la prima notte, questa notte ci sarà da lavorare in Quarnaro perché è previsto bora con intorno ai 30 nodi e dopo tutto dovrebbe essere teoricamente semplice. Poi in mare non si può mai scommettere su nulla, bisogna vedere le situazioni, le condizioni che troveremo. Però sembra essere una regata veloce senza particolari buchi di vento fino all'arrivo, perché sia l'andata alle Tremiti che il ritorno a casa sembra essere in favore di vento.